Un saluto da Ponte News. Nella giornata di sabato 20 novembre è venuta la conferenza stampa Tortona di presentazione del libro di Fabio Lo Porto, Casa del Giovane. Un momento in cui i partecipanti hanno potuto condividere i ricordi di questa struttura che ha dato tanto ai ragazzi. Servizio. Ricordi e sorrisi si sono susseguiti alla conferenza stampa di presentazione del libro di Fabio Lo Porto, Casa del Giovane, avvenuta sabato 20 novembre alle 15:30 in Teatro Civico di Tortona. Don Costantino Marostegan, che si è occupato di gestire la Casa del Giovane tra il 90 e il 97, ha condiviso alcuni aneddoti con un comune denominatore, lo stare insieme. Intervenuti anche il sindaco di Tortona, Federico Chiori, e il presidente del consiglio comunale, Giovanni Ferrari Cuniolo, i quali hanno ringraziato i presenti e si sono complimentati con l'autore per la realizzazione del progetto. Ed ora passiamo a Pontecurone. Domenica 21 novembre è venuta la festa del ringraziamento, un momento di grande gioia condivisa tra i cittadini di Pontecurone. Servizio. Sali su e accomodati per la gran festa di domenica 21 novembre, giornata del ringraziamento, promosso dalla parrocchia, dagli agricoltori e dagli autotrasportatori col patrocinio dei comuni di Pontecurone, l'evento si è tenuto alle 10 in chiesa Santa Maria Assunta. A conclusione della Santa Messa, officiata da Don Loris Giacomelli, sono stati benedetti gli automezzi che, guidati tra una suonata di clacson e l'altra, hanno percorso la via Roma facendo una breve sosta in piazza Martiri della Libertà, momenti di gioia condivisa con adulti e bambini. Per ora è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona giornata.